portoghese ma di origine della Guinea-Bissau. Intanto il cross con Corsinelli che costringe l'intervento Sarr, doppio intervento. Sono già movimenti sulla panchina del Bologna, nessuno su quella del Genoa. Intanto Rizzo, il tocco di Raul, decisivo sulla conclusione di Ricozzi. È questo il tocco che inganna Sarr. In vantaggio il Genoa al 26esimo con la rete di Raul. E qui davvero sfortunato il portiere del Bologna, Sarr, perché questo tiro era facile per lui andare a prenderlo con una parata comoda, invece Raul che cercava con un movimento di allargarsi. Tazza che poi arriva al limite dell'area di rigore, il cross in mezzo per Persano, pallone che filtra, Saporetti! Il pareggio del Bologna, sorpresa la retroguardia del Genoa da questa incursione di Tazza che vince anche ora in pallo, mette un pallone in mezzo che non sembrava insidioso ma che lo è diventato, e poi a tu per tu con Sommariva, Saporetti ha avuto gioco facile. Eh sì, e qui però c'è stato un errore collettivo di tutta la difesa del Genoa, soprattutto Hannibal che ha temporeggiato sull'inserimento di Tazza, che è stato bravo però a crederci. Per Saporetti al torneo di Viareggio, ma siamo già dall'altra parte con Corsinelli. Corsinelli ancora lui davanti a Sarr, altro dribbling, poi Corsinelli, la rete del capitano del Grifone, deviazione che mi è sembrata decisiva però da parte di un giocatore del Bologna, forse lo stesso Tazza che poco fa ha propiziato il gol per i suoi. Eh sì, ma che bravo qui Corsinelli, che ha fatto veramente la giocata da classico esterno. Mantiene la freddezza, tre dribbling e poi si porta il pallone sul sinistro. Guarda com'è bravo qui, palla sempre attaccata al piede, è vero, la deviazione è definitiva e ancora una volta va ad ingannare. Mac della squadra di Colucci, Persano lotta, Persano l'appoggio su Saporetti, Saporetti, Saporetti! Alto su di lui Krivicic, Saporetti, rimane a terra Ricozzi, ancora Saporetti in 4 del Bologna, poi Krivicic, Sommariva in calcio sempre sul filo del rasoio. Intanto ci prova Mattarrese, pallone in mezzo che diventa buono per Fassone, 3-1 del Genoa, perfetto inserimento del numero 8 e nulla da fare per Sarr. Eh sì, qui ancora una volta si è fatta sorprendere però la linea difensiva del Bologna. Vediamo Mattarrese che mette questo pallone un po' a caso, secondo me non aveva visto l'inserimento del compagno, che però è bravissimo a arrivare da dietro come deve fare un centrocampista. Stop perfetto, sinistro, niente da fare per Sarr, bello questo gol. Sbilanciata di Colucci, si lancia Mattarrese per ripeto ancora lui, la conclusione sull'esterno della rete. Avanza il numero 26 del Genoa, cede poi il pallone a Mattarrese all'interno dell'area di rigore, la conclusione, brividi ancora per... e finisce qui la sfida tra Genoa e Bologna, 3-1 per il Grifone con le reti di Corsinelli.